Trovo a Cannalonga in provincia di Salerno in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Carmelo. Durante la Santa Messa che si sta per celebrare, i ragazzi di Cannalonga riceveranno il Santo Sacramento della Cresima. In compagnia di Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, a conclusione di questa Santa Messa in onore della Beata Vergine del Carmelo, però anche un'altra importantissima occasione che l'ha vista qui presente a Cannalonga, cioè i ragazzi di Cannalonga hanno ricevuto il sacramento della Cresima. È stato veramente un bel momento, innanzitutto la festa della Madonna, una devozione molto sentita da questa comunità, ma come da tante comunità del Cilento, è la Madonna del Carmine che prende il cuore di tutti quanti noi, e in questo contesto poi il giorno importante per 25 ragazzi di questa comunità che hanno vissuto il sacramento della confermazione, quindi un momento veramente bello vissuto insieme e poi in maniera molto raccolta e veramente con una partecipazione molto attiva. Una devozione non solo qui a Cannalonga, in tutto il Cilento, diciamo legata al culto della Madonna, appunto, del Monte Carmelo. È un culto veramente molto diffuso. Evidentemente i padri carmelitani nei secoli scorsi hanno portato questa devozione e si è radicata ancora oggi. Ci sono tante confraternite e anche il terzo ordine carmelitano presente in diverse comunità nostre del Cilento. Quindi è una giornata veramente bella per tanti. Seguito un po' in tutto il mondo, perché tramite la diretta streaming e anche il digital terrestre, vuol fare un ulteriore saluto in questo servizio che stiamo realizzando, non solo ai cannalonghesi, a tutti gli italiani che sono sparsi un po' in tutto il mondo e che ci hanno seguito. Certo, un saluto a tutti quanti voi. Questi mezzi ci aiutano a non sentirci lontani, ma a vivere quelle tradizioni che fanno parte del nostro tessuto sociale, religioso, e che veramente ci uniscono sempre di più. Un saluto a tutti quanti voi. Buona festa della Madonna del Carmine.